Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Con mio cugino. Ciao. Vogliamo dire quattro parole su una serie che ha avuto un po' di successo, che ha fatto parlare un po' di sé, sì. Di Squid Game, insomma. So che io ho conosciuto la serie Squid Game da mio cugino. Sì, gli ho parlato di questa serie, era appena uscita con solo in coreano, con sottotitoli. Esatto, era in lingua originale, con i sottotitoli in italiano. E me ne parlava come di una serie veramente ben fatta, intrigante, e che dovevo vederla. Ma non avevo più Netflix. Però poi mi sono rimesso Netflix e me la sono potuta recuperare. È per questo che ne parlo solo ora. Senza andare nello specifico, senza fare spoiler, tranquilli, almeno per ora. Come ti è sembrata a te questa serie? L'idea per me è stata abbastanza originale, ma non troppo, nel senso ha preso qualcosa che poteva interessare a tutti e renderlo ancora più interessante aggiungendoci il brivido appunto della morte e del rischio e del dare una possibilità a chiunque, anche a chi di solito non ne ha e sta mischiando problemi più grossi di loro. Questo è stato una delle cose che per me ha colpito tutti in Squid Game. E poi con l'inizio gli attori molto bravi, è stato molto toccante anche da una parte sentimentale quando ci sono certi legami, alcuni personaggi muoiono, altri no, altri succedono cose che... Cioè di base sono giochi per bambini, tipo appunto l'1-2-3 stella, però mortali, e non è quindi una cosa originale, già c'era stata un'altra serie che si basava su concetto, ma il punto è che a me mi ha colpito per come è stata fatta, ha i suoi errori, sia chiaro, ma come approfondisce i personaggi, come approfondiscono anche le prove, anche come sono state girate le scene, cioè è una buona serie che mi ha preso e sono arrivata alla fine soddisfatto, ho detto cavolo però, è stata una piacevole visione. Vi avviso già da ora che sarà molto molto forte, cioè delle scene abbastanza splatterose, abbastanza forti perché è sensibile, vero? Sì. Però secondo me ne vale la pena. Te? Sì, ne vale la pena perché questa cosa di giochi da bambini, che alcuni li ho anche scoperti, cioè per esempio il gioco del calamaro io lo conoscevo, che tra l'altro è proprio il nome della serie, Squid Game. Poi quello del non facciamo troppi spoiler, vabbè, io ho detto quelli più conosciuti. Ci stanno dei giochi che sono interessanti, ma è bello come abbiano adattato questi giochi appunto al gioco mortale che alla fine è lo Squid Game. Sì, partecipano a questo evento, diciamo così, evento, anche se non è un evento pubblico, è un evento segreto, dove devono arrivare alla fine, appunto, superando tutti questi giochi dei bambini senza morire, e vincono un cospicuo premio in denaro, una cifra enorme, esorbitante. Perché poi di base, perché uno si dice, ma perché devono morire? Perché in Corea, oppure anche in altri posti del mondo, se tu sei addebitato, se tu c'hai un sacco di debiti, puoi mettere addirittura in vendita il tuo corpo. Il tuo corpo lo usi in cambio del denaro, cioè tu non puoi pagare, ok, paghi col tuo corpo, quindi possiamo prenderti dei reni, prenderti addirittura degli occhi. Quindi i giocatori in questa serie è un po' come se dal momento in cui partecipano, se non superano le prove, danno in cambio la loro vita. Infatti è una critica, e poi ovviamente ci saranno anche delle critiche proprio per le differenze sociali, per come uno arriva a fare delle determinate cose. Per esempio c'è un personaggio che te dici, com'è possibile che un personaggio del genere si trova a partecipare a dei giochi del genere, cioè una cosa così, ma non vi dicevo nulla. Anzi, adesso inizia la parte spoiler. 3, 2, 1. Allora, l'amico d'infanzia del protagonista è un grandissimo studioso, no? Addirittura ha studiato all'università di Seoul, cioè è sempre stato considerato un grande, uno dei migliori,
eppure si è addebitato a bestia, addirittura è ricercato e quindi è costretto a partecipare agli Squid Game proprio perché altrimenti non sa come uscire da quella situazione. La gente sarebbe disposta a rischiare. Sì, ma pure proprio per cercare di avere una vita migliore. Cioè lì i giocatori a un certo punto rinunciano al gioco, hanno la possibilità di smettere lo Squid Game. Però la maggior parte ritorna perché dice che piuttosto che vivere una vita d'inferno preferiamo rischiare lì dentro, cioè rischiare di morire, ma almeno disperare di poter avere poi una vita migliore. E questa è una critica forte, perché succede veramente lì che ci sono persone che farebbero di tutto, anche di morire, per cercare di risollevarsi, di migliorare la situazione. Ecco perché come serie quindi è forte e interessante. Poi ovviamente anche il colpo di scena che è dietro a tutto lo Squid Game. C'era il vecchio, che all'inizio il vecchio è un concorrente che sta in mezzo a loro, il giocatore 1. Il protagonista ci si affeziona, ci si lega, addirittura quando è il momento in cui devono giocare col gioco delle biglie. In ogni sacchetto ci sono 10 biglie. Controllatene il numero. In questo gioco userete le vostre 10 biglie per gareggiare con il vostro compagno. Il giocatore che conquisterà tutte le biglie del compagno avrà vinto. Ripeto, usate le vostre 10 biglie per gareggiare con il vostro compagno. Il giocatore che conquisterà tutte le biglie del compagno avrà vinto. Praticamente invece si fa scoprire che facendo squadra dovrà morire l'altra persona con cui dovevano giocare contro. Quindi ti fanno affezionare a quel vecchietto per poi farti dire guarda che lo Squid Game l'ha creato lui. Anche se ci stanno un sacco di punti interessanti, di riferimenti che ti facevano capire che poteva essere lui. E poi, vabbè, l'altra sottotrama, perché appunto la trama principale è lo Squid Game, la sottotrama è un poliziotto che si è infiltrato all'interno di Squid Game per cercare di ritrovare il fratello perso, perché il fratello aveva partecipato agli Squid Game a questa cosa e poi non è più tornato a casa. Quindi giustamente il suo poliziotto va a dire ma che fine ha fatto, dove è mio fratello? E alla fine scoprirà... Ma non era a conoscenza chiaramente degli Squid Game. No, però è venuto a conoscenza... Era scomparsa. Sì, no, poi è venuto a conoscenza di questi Squid Game tramite il protagonista, sì. Quindi ha capito sicuramente potrebbe anche essere che sia lì dentro. Infatti alla fine verrà a scoprire che addirittura è uno dei pezzi più importanti all'interno dello Squid Game. Cioè è il frontman, quello che guida... È stato un vincitore per poi diventare frontman. Esatto. E che guida tutti i giochi. E anche qui si aprono un sacco di teorie, di domande, no? Per esempio, perché è diventato il frontman? Perché sta facendo quello? Il fratello è morto? Tutte domande che forse saranno risolte in una seconda stagione. Tu che ne pensi di una seconda stagione? Boh, nella seconda stagione penso che una mia teoria faranno... Spara. Una nuova serie con un nuovo Squid Game in cui ci sarà un nuovo protagonista e si intreccerà con la vecchia, nel senso troveranno un nuovo, proprio un nuovo Squid Game, uno Squid Game nuovo, cioè un nuovo anno, una nuova annata di questo gioco con dei personaggi che ti faranno affezionare a questi personaggi, nuovi personaggi, con all'interno il giocatore 456 dello scorso anno, che per me farà delle cose, si intrufolerà dentro l'organizzazione. Sì, perché la fine della stagione finisce che quel giocatore 456 vuole smantellare, cioè vuole fermare gli Squid Game. Esatto. E praticamente alla fine per me avrà dei contatti con i giocatori del nuovo anno e si ribelleranno tutti insieme. Questa è un'idea, una teoria mia, probabilmente. E per me potrebbe anche essere che potrebbe morire nella seconda stagione il giocatore 456. Ah. Oppure potrebbero appunto anche far vedere che il fratello non è morto. Comunque noi concludiamo questa chiacchierata, ringrazio il mio cugino. E adesso lo porto all'edizione natalizia di Squid Game. In realtà è questo il motivo per cui sono venuto. Forza, vieni. Okay, no.
Buone feste a tutti.